Sentiamo no, al microfono di Daniele Benfanti, Lorenzo Dell'Ai. È una campagna elettorale in cui si parla poco di programmi, insomma molto di alleanze. Tra i pochi temi trattati c'è quello della pressione fiscale. Avete una ricetta? Siamo una ricetta senza glutine. La ricetta è Knederli alla tirolese. La ricetta più facile del mondo. Mescoliamo tutto insieme, a cominciare dal pane, ovviamente senza glutine, che ammolliamo con il latte fresco, per renderlo ben morbido, le uova e via via tutti gli altri ingredienti. La farina senza glutine, il formaggio, poi i salumi, la pancetta, lo speck, la pasta di salame. Ovviamente scegliamo i salumi consentiti, quelli che non contengono zuccheri o farine. Continuiamo a impastare con una certa energia. Completiamo con le erbe aromatiche, prezzemolo, timo, erba cipollina, un pizzico di cannella o di noce moscata o di altre spezie che vi piacciono, sale fino e se vi piace un po' di pepe nero, attenzione perché è già presente nei salumi. Continuiamo a impastare e poi lasciamo riposare il composto per qualche minuto in frigorifero. Se l'impasto dovesse risultare un po' morbido, uniamo un po' di pangrattato, ovviamente speciale. Se al contrario l'impasto è un po' asciutto, mettiamo un goccio di brodo. Poi formiamo tante palline, non troppo grosse, come delle prugne, delle albicocche, ben compattate e le adagiamo sul pangrattato. Cuociamo i canederli per circa 15 minuti nel brodo leggermente in ebollizione.